Sottopulito numero 3550 scompare il Natale a causa di un incauto desiderio che Paperone rivolge alla lampada bisestile, la nuova storia di Marco Nucci disegnata da Stefano Intini che accompagnerà i lettori per 3 settimane in questo periodo natalizio. Questa lampada appartiene al famigerato gabinetto del dottor Piuma, il fantasmatico personaggio un po' inquietante, un po' tranquillo, un po' ancora non si sa, ideato ormai diversi mesi fa dal buon Marco Nucci su una storia con macchia nera e topolino. Lo stesso genio della lampada bisestile, tra l'altro, viene rappresentato dai due autori in una maniera piuttosto, come posso dire, ambigua, cioè sembra un po' cattivo, un po' birbone, proprio come sono storicamente rappresentati, caratterizzati i geni delle lampade nella tradizione. La particolarità del numero però è che anche le altre storie, così come era avvenuto in altre occasioni, vengono scritte dagli altri autori proprio considerando la sparizione di questo Natale, di questo 25 dicembre in particolare. E di tutte le storie a sommario mi vado in questo video a concentrare in 32 a dicembre, storia che fa parte di Newton e Picco in viaggio nel sapere, scritta per l'occasione da Giorgio Fontana per i disegni di Donald Soffretti. I calendari sono fondamentalmente un sistema per misurare il tempo, lo scorrere del tempo, e vengono utilizzati soprattutto per motivi agricoli e astronomici, o quantomeno erano i motivi, le motivazioni principali con cui vennero realizzati i primi calendari. I primi calendari storicamente accertati risalgono a un'epoca che va tra il 3300 e il 1200 a.C., cioè l'età del bronzo. Però in effetti il primo calendario, quantomeno quello che si ritiene essere, che potrebbe essere il primo calendario, è stato scoperto nei 2000 in Australia. Non è esattamente un calendario vero e proprio, ma semplicemente un gruppo di pietre che probabilmente, almeno secondo gli archeologi, veniva utilizzato dalle popolazioni primitive australiane, appunto, come calendario. Invece il primo vero calendario è stato scoperto in Scozia nel 2013 ed è datato 10.000 anni. Per cui di fatto il calendario babilonese non può essere considerato come il primo vero calendario. Ad ogni buon conto, noi possiamo fondamentalmente classificare i calendari entro due grosse categorie: il calendario lunare, cioè basato sulle fasi lunari, e il calendario solare, cioè basato sul ciclo solare. In ogni caso, tutti i calendari si basano su una scansione di giorni, settimane, mesi. D'altra parte, dal punto di vista astronomico, il tempo che intercorre tra una fase e l'altra lunare è fondamentalmente poco più di 7 giorni. In questo caso abbiamo 4 fasi principali, per cui in totale abbiamo un mese lunare di poco più di 28 giorni. Questo per capire qual è effettivamente la base astronomica dei calendari che utilizziamo ancora oggi. Andiamo però nello specifico al calendario babilonese, che è un calendario in realtà lunisolare, perché è un calendario lunare con una correzione opportuna per arrivare alla durata di un calendario solare. Un calendario lunare infatti ha circa 354 giorni come durata, per cui mancano all'incirca una decina di giorni per arrivare alla durata di un calendario solare. Allora i babilonesi ogni tot anni aggiungevano un 13° mese al loro calendario. Il calendario che invece utilizziamo oggi, che è il calendario gregoriano, è fondamentalmente un calendario solare che è stato modificato a partire dal calendario giuliano da vari astronomi, su tutti Luigi Lilio, astronomo calabrese.
A sua volta il calendario giuliano, che era stato promulgato da Giulio Cesare, è basato al calendario egiziano, che è un calendario solare. Lo stesso calendario egiziano è anche molto interessante da approfondire. È basato su 12 mesi da 30 giorni l'uno, con una settimana aggiuntiva che poteva essere di 5 o 6 giorni, a seconda, ovviamente, se l'anno, potremmo dire, oggi era bisestile oppure no. Questo ovviamente per poter allineare la durata dell'anno solare all'anno solare astronomico, che non ha una durata di giorni intera, che poi è fondamentalmente il motivo per cui noi oggi abbiamo gli anni bisestili calcolati con sistemi più o meno complicati. Questo quindi ci fa pensare che forse anche inserendo un tabù magico all'interno del calendario che impedisce di arrivare al 25 dicembre, probabilmente dal punto di vista strettamente logico, matematico e astronomico, sarebbe stato un po' difficile avere un dicembre che salta al 26, ma più probabilmente, proprio come hanno fatto gli egiziani, con l'aggiunta di altri 5 o 6 o 7 giorni aggiuntivi, in funzione appunto se bisognava recuperare oppure no quel giorno per allinearsi all'anno solare. Di fatto il salto del 25 dicembre è soltanto di americanata, perché negli Stati Uniti, che per esempio si salta nella costruzione dei grattacieli il piano numero 13, questo per via della loro superstizione nei confronti di tale numero. Visto che questo è un video che comunque esce praticamente a ridosso delle feste, andiamo a dare anche qualche piccola informazione sul 25 dicembre, cioè il giorno in cui si festeggia il Natale. In particolare, la prima festa che è stata associata al 25 dicembre è stata quella del Sole Invitto, istituita nel 274 dall'imperatore Aureliano, che era salito al trono dell'impero romano appena 4 anni prima. E a proposito del calendario romano, una piccola curiosità legata tra l'altro ai nomi dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, prima della riforma di Giulio Cesare. Infatti il calendario romano iniziava con il mese di marzo, quindi settembre di fatto era il settimo mese. Successivamente si decise appunto di iniziare l'anno con gennaio, e quindi tutti i mesi da settembre in poi vennero spostati di 2 posizioni in avanti, però i nomi restarono quelli e quindi mantennero il ricordo della loro posizione precedente. Arrivati quindi a questo punto, dopo questo veloce excursus sulla storia dei calendari, quantomeno una storia limitata piuttosto antica, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Salve a tutti!